noi siamo felicissimi di averti là, perché è veramente un grande onore per la piccola dimora avere la Pienone. Pienone, sì, sì, sì. Naturalmente, perché? Perché stasera c'è, diciamo, un relatore particolare e abbiamo l'onore di averlo proprio nello staff della dimora. Lui è un personale dirigente cooperativo della dimora del Chi. E quindi ci ha fatto questo onore e viene a noi con tutta la sua bagaglio di esperienze, che è oltre quello che ha fatto, diciamo, nella facciata, nel primo impatto, nel suo lavoro di una vita. Nel retro c'è tutta una cultura, tutto un immenso sapere che questa sera verrà. Immenso, magari non esageriamo. Abbondante. Io ve lo lascio tutto a voi. Grazie. Allora, prima di iniziare volevo dare alcune informazioni. Abbiamo anche la presidente del Zil Grey nazionale, la dottoressa Magazzini, Margherita, che è presidente nazionale dell'associazione Zil Grey, che appunto valuta tutte le iniziative di guarigione sulla base di respirazione e movimenti. Una cosa estremamente interessante che io ho conosciuto da poco, ma che mi ha messo subito in sintonia con questa splendida persona, veramente. Magari poi in un'altra occasione avremo modo di approfondire questa materia, che sicuramente ha degli spazi enormi e delle potenzialità assolute. Allora, mi hanno chiesto giustamente di poter dire due parole rispetto alla ROLL, Rete Olistica Livornese. A Livorno nasce per la prima volta in Italia un raggruppamento di 22 associazioni che operano nel campo del benessere. Si va dallo yoga, al reiki, al qigong, allo shodo, all'allineamento divino, allo Zil Grey. Quindi abbiamo tutte le realtà possibili in campo di olismo. Ci siamo organizzati e abbiamo costruito questa associazione che si chiama ROLL, Rete Olistica Livornese, e abbiamo intenzione di contribuire a costruire a Livorno la Livorno città del benessere. Città del benessere, dell'accoglienza, città delle culture, perché fondamentalmente abbiamo recepito un sacco di queste attività e siamo in grado comunque di poterle riversare nei confronti della cittadinanza, nei confronti delle scuole, nei confronti degli ospedali e quindi in tutte le realtà che hanno bisogno di uscire da quel consumismo, quella mania di dover comprare e mangiare quello che ci dicono, prendere le medicine che ci dicono, entrare in un'ottica che sia un'ottica di maggiore consapevolezza e di maggiore coscienza. Quindi la ROLL associa già adesso, per tramite dei propri associati, oltre 2.000 persone. Abbiamo iniziato anche politicamente a rapportarci con i candidati sindaci per fare in modo che questo progetto possa diventare un progetto della città. E questa è una cosa molto importante, perché di fatto contribuiremo a un salto di qualità che in questa città, insomma, diciamo, ce n'è abbastanza bisogno. Quindi io sono il portavoce, tra l'altro, della ROLL. Questa è un'attività nell'ambito anche della ROLL, oltre ad essere chiaramente nella dimora del Chi, e svilupperemo queste attività sperando che, diciamo, chi ha maggior consapevolezza di quelle che sono le situazioni in cui viviamo possa poi chiaramente comunicarle e contagiare le altre persone che magari stanno tutto il giorno, senza offendere, a guardare De Filippi. Quindi questo senza offendere. Abbiamo il vicepresidente della ROLL. Dov'è? Là. Prego. Ah. Cerca di infilarti. Abbiamo il dottor Lamioni, psicologo, presidente di un'associazione importante, che ha organizzato un evento di grandissimo rilievo all'Hotel Palazzo, dove ho avuto l'onore di parlare anch'io, all'Hotel Palazzo qualche settimana fa, e è stato un evento a cui hanno partecipato personaggi a livello nazionale di primissimo rilievo, nonché un candidato a due volte al premio Nobel, che era Erwin Laszlo, e è stato veramente un onore poter parlare con lui e sentire che ascoltava con estrema modestia quello che noi dicevamo. Quindi evidentemente c'è un grandissimo interesse a queste attività e un grandissimo spazio. Allora, due parole rispetto alla mia situazione. Io ho un passato da, non sono un medico, quindi evidenzio subito, sono laureato in giurisprudenza, quindi ci resta poco. Sono anni che seguo però le attività olistiche, sono anni che sono appassionato alla radionica, all'anestesia, al reiki, dove ho il master, sono alla geobiologia. Ora doveva venire anche il traduttore nazionale e uno dei due docenti di PEAT, che è primordiale energia, attivazione e trascendenza di Slavisky, uno psicologo di livello mondiale, e il traduttore
e l'interprete principale in Italia è un livornese. Quindi io l'ho scoperto tardi perché mi hanno detto da Roma, ma come, voi avete lui a Livorno? E io ho fatto corsi nel Perth, quindi evidentemente per la curiosità che mi contraddistingue. Il mio obiettivo qual è in questa serata? È che si parla di scienza quantistica, si parla di fisica, di meccanica quantistica, ma di fatto poi concretamente non se ne ha la percezione. È qualcosa che sfugge ai concetti, sfugge alla comprensione di più, e non è nemmeno semplice chiaramente da spiegare, perché ne parliamo da 100 anni, ormai diciamo di sì perché si parla all'inizio del Novecento, però di fatto è sempre stata vista la scienza ufficiale in maniera piuttosto negativa, quindi come qualcosa che apparteneva a realtà strane, nemmeno scientifiche, tra virgolette. Cosa succede? Succede che queste attività, che prima erano collegate a quelli che erano, come posso dire, i guru, i santoni, quelli che praticavano le attività, diciamo, non scientifiche, e quindi chi faceva yoga, reiki e quanto altro, piano piano è entrata nel campo medico. E quindi abbiamo dei medici a livello nazionale e internazionale che parlano e applicano metodologie di carattere quantistico nelle loro applicazioni mediche strette. Vedremo che ci sono personaggi che sono docenti universitari, che sono cardiologi, che dicono cose che qualche tempo fa, insomma, l'avrebbero internato in qualche manicomio, perché sinceramente parlare di luce focalizzata per guarire le cellule del cuore è qualcosa che sinceramente, parlo di bulgarella, è qualcosa che sinceramente a qualcuno che ancora non comprende che esiste magari l'omeopatia fa specie. Quindi è una situazione che sta crescendo molto. Cresce anche se sostanzialmente abbiamo condizioni per cui c'è una avversione fortissima nei confronti di queste persone. C'è una avversione che porta a sospenderli dall'albo, a radiarli. Pensate alla storia dei vaccini, su cui non entro questa sera, ma che comunque fa venire il mal di stomaco. Vorrei dire due parole sulla situazione della classe medica. Ora, un medico è di là, e non so se ce ne sono altri, quindi spero di non offendere nessuno, ma vorrei citare una traduzione che ho fatto, una trascrizione che ho fatto di un'affermazione, una piccola intervista di Giuseppe Genovesi, professore di fisiopatologia medica all'Università La Sapienza di Roma e presidente della Società Italiana di Psiconeuroendocrino-Immunologia, purtroppo morto. Morto prematuramente lo scorso anno, personaggio di altissimo rilievo e di altissima personalità. Cosa dice Genovesi nella sua intervista? Sono due pagine e leggo. I nostri corsi di laurea in medicina non sono integrati con le altre discipline che hanno una storia anche molto più antica della nostra. Pensa a tutte le discipline orientali. Pensate che il ragionamento sui meridiani del nostro corpo sono riportati nel libro dell'imperatore cinese del 2000 avanti Cristo. Quindi quello che noi da qualche anno riusciamo a dimostrare attraverso un riempimento di questi interstizi che non sono fisicamente individuabili, ma che sono sostanzialmente presenti, perché soltanto quando hanno messo gli isotopi radioattivi hanno potuto vedere che il percorso era quello che 2000 anni avanti Cristo aveva sostenuto l'imperatore giallo dell'antica Cina. Continua, dice: non c'è adeguata conoscenza della fisica quantistica, che nella medicina è assolutamente necessaria, e dal terzo anno in poi in medicina c'è una costrizione culturale legata al fatto che vengono insegnati dei protocolli, dei paradigmi terapeutici solo di un certo tipo. Quindi di fatto dopo il secondo anno a medicina insegnano soltanto una strada, non c'è un'apertura di nessun genere. Si cresce in un contesto del corso di laurea senza avere la possibilità di spaziare anche in altre direzioni. Quindi l'individuo non è più un individuo, ma è una malattia. Questa è un'affermazione molto importante che fa Genovesi. Noi siamo considerati come consumatori o come potenziali malati, e questa è la scommessa che fa l'industria farmaceutica per poter aumentare sempre il gregge dei propri utenti. È una malattia che richiede l'applicazione di un protocollo terapeutico che si basa su specifiche linee guida, mentre, sostiene ancora il professore, ogni individuo dovrebbe essere gestito e trattato in maniera completamente diversa, sulla base delle sue caratteristiche psichiche, genetiche, ambientali, del sistema immunitario, pur avendo diagnosi simili. Qui sostanzialmente lui va anche oltre, ci ho messo i puntini, ma dice rispetto alla musica che ascolta, rispetto alle immagini che ha, rispetto agli schemi a cui si riferisce. La nostra medicina è stata purtroppo inquinata da moltissimo tempo da interessi delle lobby farmaceutiche. Questo è un docente universitario, non era uno che passava di lì per caso. La nostra medicina è spesso insostituibile nell'emergenza,
ma piuttosto discutibile quando si parla di medicine croniche. La fisica quantistica può essere usata anche dal punto di vista terapeutico. Le particelle correlate comunicano. Questo è un primo elemento della fisica quantistica. Tutto comunica con tutto, non c'è niente di indipendente dal resto del mondo. Quindi ogni cosa che facciamo ha un'influenza, un influsso su tutto quello che è intorno e nel mondo. Ci sono esperimenti sul DNA, questo è molto interessante, leggerlo da parte di un professore di questo genere mi ha anche emozionato. Esperimenti sul DNA che modifica la propria struttura sulla base dello stimolo emotivo della persona. Cioè l'emozione modifica non tanto il DNA di per sé, modifica l'espressione del DNA. Cioè modifica il modo con cui il DNA risponde agli stimoli esterni e quindi il modo in cui il DNA si adatta con buona salute o con malattia rispetto a quelle che sono le percezioni ambientali, le percezioni che corrispondono a quello che mangi, a dove vivi, corrispondono al moto che fai, corrispondono allo stress che subisci e quanto altro. Le particelle correlate comunicano, parlavo di questi esperimenti, e questo è ancora più importante. Se prelevo il DNA e lo porto nella palazzina accanto, la modifica dello stato emotivo della persona modifica a distanza anche il DNA che è nell'altra palazzina. Cioè pensate alla potenza di questa correlazione, quello che è entangled, quello che è collegato perché appartenente a qualcosa di origine che è comune, è qualcosa che si modifica a distanza, ma non della palazzina, a distanza di 10.000 km, e alcuni esperimenti hanno dimostrato in maniera molto chiara. Ci sono possibilità di influire su patologie anche gravi attraverso sollecitazioni di particelle dell'individuo anche gestite, e ho finito, a distanza dell'individuo stesso. Ci sono persone, questo detto da un medico è veramente dirompente, ci sono persone che utilizzano le foto dei pazienti, e pensate che io ad esempio esisto sulle foto rispetto alla radionica, all'anestesia, alla geobiologia e anche al Reiki, che utilizzano le foto dei pazienti in quanto in realtà nella fotografia ci sono i fotoni del paziente, che sono particelle correlate al resto delle particelle del paziente. Quindi la fotografia dà già un'impressione e un collegamento reale con quella che è la situazione fotonica del DNA del paziente. Queste sollecitazioni vibrazionali sulle fotografie hanno dotto una diversificazione dei topolini. I topolini fatti ammalare sono intervenuti a distanza sui topolini, hanno provato a guarirli attraverso le fotografie, sono guariti tutti, gli altri sono morti tutti. Questo esperimento di carattere scientifico, pensate voi la potenzialità di queste affermazioni e cosa può creare nei confronti delle case farmaceutiche. Questo è Giuseppe Genovesi, veramente una persona di grandissimo livello. Per introdurre ora i concetti quantistici, sicuramente avete sentito parlare della equivalenza tra la materia e le onde. Di fatto noi siamo soltanto energia, noi siamo onde. Ho definito quello che vediamo noi oggi, io vedo la signora, vedo il signore, come un imbroglio. Di fatto qui sono presenti soltanto nugoli, insiemi di atomi che girano in maniera vorticosa, elettroni intorno al nucleo centrale in equivalenza con i protoni e con i neutroni, e girano e tengono insieme un qualcosa che viene rappresentato fisicamente come una persona soltanto perché la limitatezza del nostro cervello e la limitatezza dei nostri sensi riesce a interpretarli soltanto in questo modo. Perché sostanzialmente, di fatto, noi potessimo avere una visione completa, vedremmo girare gli atomi, vedremmo degli insiemi di atomi che si muovono. E pensate l'importanza e il peso di questa cosa. Se noi prendiamo una persona che ha all'incirca 7 alla 27esima miliardi di atomi, quindi 7 miliardi di miliardi di miliardi di atomi è la composizione della persona. Se prendiamo questo tenuto insieme, lo dirò dopo, dal DNA, un DNA ritenuto inutile che invece poi è stato ritenuto considerato il vero elemento portante del nostro corpo, se noi prendiamo questi atomi e dovessimo toglierci lo spazio vuoto che c'è all'interno, sapete quale sarebbe la percezione fisica di ogni persona? Sarebbe sostanzialmente inferiore, ma molto 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 inferiore, a un granello di sabbia. Cioè noi a livello di materia siamo meno di un granello di sabbia. Un granello di sabbia per intero
è il nucleone, dice Carlo Rubbia, quindi la concentrazione della cupola di San Pietro. Quindi pensate a qual è il rapporto tra l'energia e il rapporto che c'è con la materia. Quindi l'energia è la parte fondamentale della nostra esistenza. Pensate che il premio Nobel Carlo Rubbia ha rilevato che il rapporto tra energia e materia, e ci ha vinto il Nobel, come della fisica, è un rapporto da 1 a 1 miliardo. Quindi una particella fisica e il resto, 1 miliardo di particelle di energia, di onde. Quindi noi siamo sostanzialmente onde. Ho sentito in questi giorni, ho riascoltato volentieri un pezzettino di Piero Angela. Piero Angela, proprio da Quark, no? Sostanzialmente dice: l'universo è nero, è sempre nero, anche quando c'è il sole, è nero assoluto. È soltanto la finzione, la presentazione del nostro cervello che riesce attraverso dei sensi limitati a poter trasformare questo universo a leggerlo come luce. Ma è soltanto una convenzione che corrisponde alla nostra specie che ha queste caratteristiche, perché di fatto l'universo è solo vibrazione. Quindi pensate voi al peso di queste affermazioni, e qui si parla di scienziati che sono considerati il massimo da divulgazione anche a livello nazionale, e questo lo chiama il buio cosmico. Quindi legge la luce soltanto un sistema come luce, soltanto un sistema di vibrazioni. Vibrazioni che, come posso dire, sono la base del nostro corpo. Una cosa che dirò, passerò velocemente alcune slide, perché se no ci vorrebbero 7 ore, però volevo puntualizzare su alcuni elementi. Le vibrazioni che noi abbiamo nel nostro corpo corrispondono alla nostra capacità di stare insieme. Pensate che se fate, lo faccio questo esempio, l'ho già rifatto, un castello di sabbia. E dite, metto sabbia e acqua. Se l'acqua è superiore al 40%, il castello di sabbia non sta insieme. Cioè non riesce a stare compatto, si squaglia completamente. Pensate che noi siamo come numero di particelle che corrispondono all'acqua, siamo il 95%. 99. 95. Qui abbiamo varie teorie. Allora, la distinzione è questa: ci sono le particelle e il numero delle particelle. Come peso è il 70-75%, perché chiaramente le particelle più materiali hanno maggior peso. Come invece numero sono dal 90 al 95 al 99. Hanno deriso un ministro della Repubblica perché ha fatto questa affermazione e l'hanno preso in giro su tutti i giornali. Però i testi, chiaramente nessuno li sta a contare, sono calcoli che vengono indotti. I testi portano a ritenere fino al 99% delle nostre cellule come cellule di acqua. Com'è che stanno insieme allora? Noi abbiamo un DNA che è la parte portante del nostro corpo, è quello che fondamentalmente dà tutti i nostri caratteri genetici. Quel DNA che dà i caratteri genetici è un 2% del nostro DNA. Il 98% veniva considerato fino a pochi anni fa come DNA spazzatura, DNA inutile. Poi cosa è successo? Si sono accorti che il DNA ha una capacità di inviare milioni di volte ogni secondo ad ogni nostro organo le frequenze specifiche perché stia insieme, perché altrimenti si squaglierebbe, perché abbiamo visto che la prevalenza di acqua darebbe l'inconsistenza della tenuta dei nostri organi. Queste informazioni danno una frequenza e danno una percentuale, quindi una capacità elettromagnetica ad ogni nostro organo. E questo è l'avvio del concetto di quelli che sono i dati di fisica quantistica, che si basa poi sul rapporto energetico che è al nostro interno. Parto da un concetto più vecchio, cioè l'attuale medicina si basa ancora sui concetti newtoniani, quindi si basa ancora su la medicina, dico universitaria anche, quella che dicevo dianzi, sul riduzionismo, il determinismo e sul materialismo. Cioè sostanzialmente la medicina si basa sul fatto, almeno a livello di Newton, ora un po' meno, che quello che non è materia è della Chiesa. Non parliate di coscienza, perché poi gli davano fose, no. Non parlate di coscienza, non parlate di intelletto, di spirito, di anima, perché non è possibile, è appannaggio di altri. Ma riduzionismo e determinismo.
Il riduzionismo voleva dire sostanzialmente ridurre l'insieme dell'uomo alla parte più piccola nella quale è possibile individuare una malattia, una caratteristica o quanto altro. Determinismo vuol dire che ogni causa corrisponde, ogni effetto corrisponde ad una causa, e se non c'è una causa vuol dire che la cosa non è casuale ma è causale ma è casuale, e questo abbiamo scoperto poi con gli scienziati successivamente che è assolutamente sbagliato. Quindi c'era una visione completamente diversa a quella che noi postiamo, che è la visione olistica, l'uomo visto nel suo insieme, visto nella correlazione. Quando parlavo di Enzi del professore Genovesi, parlavo di psico-neuro-endocrino-immunologia, quindi parlavo di una visione che non seziona l'uomo secondo i sistemi, ma li vede uno in relazione con l'altro e li vede quindi come equilibrio generale da affrontare nel loro insieme. Però questo non è quello che fa la medicina ufficiale. La medicina ufficiale dice: prima di tutto devo rimuoverti non la causa ma l'effetto, perché la causa più resta meglio è, perché almeno spendi, no? Te e il sistema sanitario. E oltretutto è un ragionamento di non visione di insieme, e assolutamente quello che non è spiegato è casuale, corrisponde a una statistica comunque non di logica. L'uomo è visto come malattia da curare, questo l'ho già detto. E come uscire da questo tipo di angolo? Ci sono alcuni autori, io cito sempre Igor Sibaldi. Igor Sibaldi, sostanzialmente grandissimo personaggio, nell'Arte dei Desideri, che è un bellissimo video, parla di desiderare e considerare. Dice sostanzialmente che desidera chi si allontana, per l'etimologia latina, dalle stelle per vivere e ragionare autonomamente. Considera chi sta con le stelle nella posizione comoda, reiterando quello che è la propria conoscenza, dicendo sostanzialmente che considera la maggior parte degli docenti universitari. Perché? Perché è comodo mantenere le condizioni di potere, di conoscenza, di relazione con cui hanno costruito il loro percorso di professionale, comunque universitario. Quindi sostanzialmente cita lui Igor Sibaldi, cita Alessandro Barricco e dice: ma perché i nuovi barbari, che sono sostanzialmente i giovani, che hanno strumenti tecnologici incredibili? Io quando ero giovane e studiavo, dopo il mio libro di testo dovevo andare alla biblioteca dei portuali a cercare qualcosa su cui da leggere, qualche informazione. Oggi c'è tutto, oggi il problema è la scelta, non è tanto la disponibilità di informazioni. E quindi praticamente fino a che questi nuovi barbari, questi ragazzi, non daranno contenuto, e in alcuni casi lo danno, perché abbiamo esempi eccellenti anche a Livorno, compreso il figlio della signora che fra Giappone e Sud America sta facendo cose egregie, e un livornese evidentemente, finché non riusciranno a incontrarsi queste due realtà, qualcuno smetterà di vivere di luce riflessa e qualcuno si imbarcherà con contenuti, non riusciremo ad avere un avanzamento culturale vero. Cito anche Matteo Sinatti. Matteo Sinatti è uno psicologo toscano, è uno psicologo che io ho ascoltato volentieri diverse volte, un bel librettino che è Parole che guariscono e parole che fanno ammalare, è molto interessante, perché anche questo è un concetto quantistico, è il concetto per il quale la comunicazione, in particolare la comunicazione medico-paziente, è in grado di peggiorare o migliorare la situazione fisica. Quindi sostanzialmente, lo vedremo attraverso alcune situazioni che citerò di Bruce Lipton e Greg Braden, questo rapporto crea sostanzialmente una situazione che poi, grazie, ci vuole. Una situazione veramente portatrice di negatività. Pensate a come dire, come dare una speranza o come uccidere una speranza. Si creano al nostro interno dei sistemi riflessi che portano sostanzialmente ad aumentare, a intervenire su quei geni del DNA, dicendo al singolo genio: io ho perso, quindi questo si spegne e noi ci ammaliamo. Quindi il Matteo Sinatti ricorda il medico dell'Ottocento, il medico che ascoltava, il medico che aveva la capacità di interloquire con la persona. Oggi la logica prevalente qual è? È quella del medico che, con la preparazione che abbiamo detto, salvo nobili eccezioni, è il medico che applica il protocollo. Perché? Perché il protocollo non gli dà particolarmente peso a quella che è la sua scelta, gli permette di indagare di meno, e il protocollo ha un altro fattore fondamentale: lo difende dai giudizi di risarcimento. E quindi sostanzialmente un medico si difende attraverso
quello che è il sistema per cui io ho applicato il protocollo, quindi che devo fare, no? Poi alla fine, se il paziente ne soffre, pazienza. Quindi la visione, quindi il potere delle parole è uno dei primi elementi che è collegato alla visione olistica, perché le parole danno, si collegano con il nostro DNA, si collegano con la nostra coscienza, con la nostra mente, intervengono su quella che è la nostra condizione profonda e creano vibrazioni positive o negative, e si comincia a parlare di vibrazioni ed energia che sono in grado di creare malattia e guarigione. Quante guarigioni miracolistiche o miracolose corrispondono comunque a situazioni per cui c'è stato un, come posso dire, un autoconvincimento che il problema era superabile. In un altro centro olistico cito una persona che dice: io dovevo operarmi il giorno dopo, mi hanno detto venga perché devo operarsi lì, ha detto io domani sono guarito, è andato, ha fatto l'elastica e era guarito. E quindi cominciamo a ragionare che qualche potere al di là di quello che pensiamo ce l'abbiamo. Pensate a quello che viene fatto qua giù per l'allineamento vertebrale. Io ho assistito all'allineamento vertebrale, l'allineamento divino è qualcosa di incredibile. Misurazione del disassamento tra i calcagni e quindi anche l'astra, se vogliamo. Dopodiché, Maria Grazia fa il trattamento, io ho assistito, ho fatto anche il reiki di preparazione con lei e alla fine c'è un allineamento perfetto. È una cosa incredibile. Quindi cose su cui sinceramente c'è da porsi molte, molte domande, ma certamente anche da cominciare ad averne fiducia. L'entanglement, dove parlavo di ansia, tutto è interconnesso, ma la cosa fondamentale è che pensieri, emozioni, immaginazioni, sensazioni interferiscono con il mondo materiale. Quindi quello che noi sentiamo, parlerò dopo del collegamento cuore-cervello, che è fondamentale, con l'effetto osservatore. L'effetto osservatore cosa significa? Significa che l'osservatore che fa vedere la luce nell'universo che è buio e che è solo vibrazione è anche l'osservatore che riesce a modificare la realtà facendo collassare, dicono i fisici quantistici, tra le infinite possibilità che possono realizzarsi in quella fisica che è desiderata. Pensate allo sciamano, pensate allo sciamano che vuole l'acqua, fa la danza della pioggia e immagina se stesso immerso nell'acqua. Perché è lì, è il convincimento, è la credenza che viene attribuita a una situazione che poi va a crearla, perché la fisica quantistica ha questa realtà. Pensate che Bradley e Lipton andarono in Australia, dove c'era una delle più grosse carenze di acqua e di pioggia da tempo, da mesi, mesi e mesi erano nel dramma, e racconta che sulla stampa, tra l'altro, viene pubblicato che dopo che loro avevano messo insieme 5.000 persone, non ricordo, un numero importante di persone, con meditazione collettiva, erano riuscite a far piovere nell'ambito di 24 ore. Quindi sono situazioni che cominciano, ancorché poco spiegabili, a avere dei riscontri effettivi. Dobbiamo anche ritenere che non possiamo credere a tutto quello, soltanto a quello che è dimostrato. Dobbiamo cominciare a credere a quello che è effettivo. Se una cosa accade e accade più volte, anche se non trovi con i tuoi limitati mezzi la capacità di dimostrarlo, non puoi dire che è un assurdo scientifico. È qualcosa che non ha ancora una spiegazione e la resistenza chiaramente della medicina ufficiale va a impattare su questo. Per convincere le persone che tutto è energia c'è un esperimento classico, l'esperimento della doppia fenditura. Praticamente lo conoscete, però lo ripeto rapidamente, una fenditura. Vengono sparati dei fotoni, i fotoni con la fenditura vanno a finire esattamente sullo schermo successivo in maniera allineata. Se mettiamo due fenditure e lo osserviamo, il fotone quando passano insieme le fenditure si aprono in onde, e questo è dimostrato perché invece di avere due linee abbiamo le interferenze, abbiamo 6, 7, 8 linee che rappresentano appunto il fatto che i fotoni si trasformano in onde. C'è un altro elemento, un'altra situazione di entanglement, molto un esperimento che viene raccontato, è l'esperimento del anche qui, spariamo due fotoni, uno a destra e uno a sinistra. A destra c'è una lente che fa in modo che il fotone particella si apra e diventa onda, a sinistra niente. Quando i due fotoni che sono stati insieme vengono inviati, non soltanto diventa onda quello che incontra la lente, diventa onda anche l'altro, perché è l'entanglement, perché erano collegati. E quindi ci sono esperimenti che magari poi vi posso raccontare, ma ad esempio
Quando una specie animale apprende una determinata cosa, superato una massa critica di un numero di animali che ha imparato quella cosa, l'hanno imparata tutti. Anche se sono a distanza di anni. Cioè, le scimmie, un esperimento fatto, detto la centesima scimmia, poi sarà la millesima uguale. Quando le scimmie hanno imparato a sciacquare le banane e a trattarle in una certa maniera, quando un numero abbondante, adeguato di queste scimmie ha imparato, questa cosa è stata fatta immediatamente in tutto il mondo. Oppure i gabbiani a New York, che hanno imparato a alimentarsi sulla strada in una certa maniera, hanno imparato in tutto il mondo. La fisica quantistica ha bisogno che parli anche della coscienza. Io chiedo scusa perché ci sono gli psicologi di primo livello qua giù, anche se poi l'uscio. Comunque mi perdoneranno per alcune imprecisioni, ma cerco di portarla a un linguaggio molto, molto operativo. La coscienza viene ritenuta come espressione del cervello. Viene dimostrato che non è così. La coscienza è al di fuori del cervello. Pensate agli esperimenti di Ermanno Paolelli e agli esperimenti di premorte. Cos'è successo? Lui ha preso 400 casi di persone che avevano avuto in Europa elettrocardiogramma piatto, elettroencefalogramma piatto, e nell'ambito di 2, 3, 4 minuti erano tornati miracolosamente in vita, e ha chiesto che esperienza avevano avuto. L'esperienza è sempre la solita. L'esperienza è un tunnel di luce, luminosissimo, con una luce importante in fondo. L'esperienza è aver visto se stesso in alto osservare il proprio corpo. Quindi c'è una presenza della coscienza che è esterna al nostro corpo. Quindi semmai non è la coscienza il prodotto della mente, ma è la mente prodotto della coscienza, e forse per alcuni è tutto il nostro corpo, il nostro esistere prodotto della coscienza. Qui si va in campi più filosofici, si va all'inconscio collettivo di Carl Gustav Jung, e quindi si va in un sistema dove sostanzialmente è l'inconscio di tutti i vissuti e i viventi che rappresenta il polmone, l'insieme delle conoscenze e dell'evoluzione delle persone. Si va anche alla noosfera di David Bohm, che è l'insieme delle coscienze degli individui che formano l'ordine implicito prima che si manifesti, l'ordine manifesto o esplicato, quindi di fatto come si manifesta qualcosa che comunque ha la sua origine nell'ambito del pensiero, della coscienza di tutti gli individui. Dice anche la mente locale, corporea, e la mente non locale o estesa, che è la mente comunque che equivale all'inconscio collettivo, alla noosfera, che è quella che produce, tra le tante possibili realtà presenti nell'universo o nel, qualcuno dice, multiverso, dicendo che in questo momento ci sono universi paralleli, in questo momento ci siamo noi e c'è chi c'è stato prima, ma c'è anche chi ci sarà successivamente. Pensate quindi a che pieno di gente. Quindi la coscienza è quella che poi alla fine crea il collasso dell'onda. Il collasso dell'onda è ciò che trasforma l'onda, l'energia pura, in qualcosa che è invece materialmente più percepibile. Quindi qualcosa che chiaramente ha maggiore concretezza e dimensione organica. Detto questo, la malattia si ricollega a queste frequenze, e la malattia è sempre l'esito di problemi energetici e vibrazionali che si manifestano prima all'esterno del nostro corpo. Si manifestano all'esterno perché si manifestano nella nostra aura, si manifestano all'interno, ma comunque in condizioni particolari, nei nostri meridiani, nei nostri chakra. Quindi la malattia è data da queste disfunzioni, nasce lì. Perché come operatori olistici ci salviamo di intervenire e lavorare su attività che non sono mediche? Perché noi lavoriamo sulle parti esterne del corpo, sapendo che è l'esterno del corpo, è l'aura, sono i chakra dove nasce lo squilibrio e nasce la malattia. L'equilibrio dei chakra porta chiaramente ad un equilibrio della persona, e così pure la completezza, la regolarità dell'aura. Nei libri di Slavisky viene citato il fatto che usando la rottura dell'aura, la rottura dell'aura si dà l'accesso alle malattie. La rottura dell'aura viene data anche da pensieri negativi, anche da quelle che venivano chiamate le fatture, no? E comunque sono elementi di negatività che portano ad un intervento che apre dei varchi e che consente all'energia di, anzi fa sì che l'energia sfugga e che possa crearsi uno squilibrio che è antesignano della malattia. Quindi sostanzialmente il problema
di questo equilibrio è un problema di carattere fondamentale. Addirittura c'è chi sostiene, chiedo scusa se c'è qualcuno cattolico fervente, che in senso positivo o negativo lo stesso segno della croce è una rottura dell'aura che consente quindi in quel momento di essere in contaminazione con quello che è l'ambiente, che può essere positiva se una persona chiaramente tra elementi negativi, positivi, ma può essere anche negativa. Io ho visto degli esperimenti di carattere kinesiologico estremamente particolari, dove, sapete, kinesiologico vuol dire resistenza a secondo di quello che il nostro padrone, che è il nostro inconscio, dà rispetto a una situazione fisica, no? Quindi braccio steso, io ti faccio una domanda, ti dici che è vero, il braccio resiste quando te lo premo, quando invece dici una cosa che è falsa, il braccio cede facilmente. Quindi sostanzialmente attraverso queste prove kinesiologiche è possibile capire quali sono gli elementi di debolezza. Io ho visto fare dei tagli dell'aura attraverso semplici gesti, proprio gesti in questa maniera, oppure addirittura mentali, e vedere le persone che avevano non resistenza rispetto alle prove kinesiologiche. Quindi cose che vengono difficili anche da credere, però quando cominci a vedere che è fatto, è rifatto, è tutto, direi che non è spiegato, ma comunque è vero. Dicevo di ansia dell'uomo, parlavo delle nostre cellule, dei nostri atomi, e l'uomo sostanzialmente, secondo Gioacchino Pagliaro, altro medico di grandissimo rilievo, dice che è energia a tutti i livelli, comincia energia rarefatta a livello di aura, fino a 2 metri, chi poi ha un'area importante anche di più, fino ad arrivare a livelli stati di condensazione maggiori. La maggiore condensazione in quello che noi riteniamo il corpo fisico, anche se è una rappresentazione di carattere, come posso dire, è una rappresentazione che dipende dai nostri sensi e quindi di carattere limitato. La presunta schiavitù dei nostri geni. Ci hanno sempre detto che è ereditario, cioè chi si è tagliato i seni perché aveva il tumore nella mamma, no? È ereditario, c'è una componente ereditaria, ma la componente maggiore non è ereditaria, ma è quello che è lo stile di vita che conduce la singola persona. Si portano esempi, le foto di Carlia. È una fotografia. Certo, per farla vedere, che la conosco, questo è quello che stavo dicendo, per maggior chiarezza, il campo aurico, questa è stata fotografata con gli strumenti che ha la NASA. Dallo scienziato di Bologna che si chiama Daniele Collà. Questo, certo, per dire quello che sta dicendo, per maggior chiarezza. Se assistite a guarigioni. Ma il fumo? Cosa fa? Buchi. Fuma, buchi. Certo, ora ne parlo del fumo, dell'alcol e della droga. Stavo dicendo quindi che questo indebolimento dell'aura ha questo tipo di effetti e bisogna comprendere. E quindi difendere questo attraverso l'equilibrio, attraverso meditazione molto importante, attraverso tutte forme che sono allontanamente lo stress. Metà delle malattie sono causate dallo stress. Allora, parlavo dei geni e della schiavitù ereditaria e dei seni tagliati. Praticamente questo è stato il convincimento portato avanti per tantissimo tempo da parte dei scienziati, quindi siamo quello che abbiamo ereditato. Se eravamo i genitori intelligenti, siamo intelligenti, se erano meno intelligenti, erano meno, e quindi sostanzialmente dobbiamo fare quello che facevano i nostri genitori, no? Erano la famosa situazione di classe, anche sociale, di un tempo. L'epigenetica dimostra il contrario. Cos'è l'epigenetica? Vuol dire al di là della genetica. Vuol dire che questa accensione e spegnimento dei geni, dei nostri 20.000, 21.000 geni, può avvenire attraverso quella che è la nostra consapevole azione. Bisogna fare chiaramente meditazione, bisogna fare reiki, bisogna fare attività che consentono di poter migliorare la nostra situazione di salute. Dice, è possibile. Perché dicevano che non era possibile? Perché un tempo si pensava che il nucleo conteneva i geni, conteneva il DNA. Il DNA cosa faceva? Inviava dall'interno della cellula tutti i messaggi ai nostri organi, e quello che era, era. Se l'avevi avuta, l'avevi avuta, insomma, non c'era poco da ragionare. Cosa hanno scoperto? Qui già Bruce Lipton 30 anni fa, perché comincia a scriverlo molto tempo fa, hanno scoperto che non è nel nucleo che c'è il cuore della cellula, ma è nella membrana. E la membrana è come un chip elettronico, un semiconduttore dotato di tunnel e dotato di
gate, di cancelli, che consente il passaggio di informazioni in senso più univoco. Allora cosa succede? Succede che non è il DNA che comanda, ma il DNA recepisce anche quello che viene dall'esterno. E quindi di fatto una corretta ambientazione, nei termini che dicevo, consente di modificare il DNA in senso positivo e in senso quindi auspicato di salute, benessere e quanto altro. Questo ci è voluto, è una cosa che è venuta fuori 30 anni fa, 25 anni fa. Prima c'era soltanto l'ineluttabilità del destino delle persone e quindi l'epigenetica rappresenta una scoperta diciamo essenziale, e torno a dire stress, alimentazione, movimento, ambiente in cui scegliamo di vivere, e non parlo delle frequenze a cui siamo sottoposti, non voglio parlare del 5G perché mi vengono i brividi, ma già adesso dobbiamo dire che siamo soggetto di assoluto di tempesta di frequenze. Se sappiamo che le frequenze possono essere addirittura mosse dal pensiero, mosse dalla sensazione, dai sentimenti, da quello che possiamo provare, figuriamoci quando le abbiamo costantemente addosso di mille tipi. E quindi pensiamo a quello che è il bombardamento che noi subiamo e quello che ci può essere come conseguenza. Quindi sostanzialmente Bruce Lipton, che ha scritto tantissime cose, tantissimi libri, tantissimi video, veramente un genio secondo me, dice: bisogna modificare l'espressione del DNA attraverso una azione consapevole. L'azione consapevole cosa significa? Significa che noi, lui ha scritto un bellissimo libro che è Biologia delle credenze, quindi ora vi dico alcune cose perché sono molto interessanti, però prima vi parlo del rapporto cervello e cuore. Rapporto cervello e cuore praticamente è un rapporto che è stato visto in maniera completamente diversa da come era prima. Il cervello ci sono 86 milioni di neuroni, nel cuore ci sono 40.000 neuroni, non 40.000 milioni, 40.000, quindi molto pochi, però sono quelli che ci tengono in vita all'inizio, quando siamo ancora in pancia. Quello che non è sviluppato a livello cerebrale è tenuto insieme a livello dei neuroni del cuore. Sono stati rivalutati questi neuroni del cuore. E il rapporto tra cervello e cuore è un rapporto bionivoco. Non è il cervello che comanda e dice al cuore cosa fare, è reciproco. E quindi c'è un rapporto di interscambio tra tutte e due le informazioni. Ma pensate che il campo elettrico del cuore è superiore di 60 volte a quello del cervello. E il campo magnetico, e si parla di energia elettromagnetica, del cuore è 5.000 volte superiore a quello del cervello. Quindi pensate che il nostro cuore, e che in questo momento tutti i nostri cuori sono uniti, perché nell'ambito di 2-3 metri i cuori si incontrano, quindi sono assolutamente in sintonia e cominciano a essere veramente entangled, collegati. I nostri cuori sono condizionati in questa maniera, e quindi c'è questo collegamento che fa perdere quella che è l'importanza fondamentale del cervello, perché abbiamo visto che sostanzialmente la coscienza è esterna, il cuore è al pari del cervello, elemento in cui si trovano sia i neuroni, si chiamano diversamente ma hanno caratteristiche di questo genere, sia campi magnetici ed elettrici potentissimi. E infatti quando si parla dell'energia del cuore e si pratica qualcosa di olistico, il cuore si concentra, lo sentiamo, si unisce, si collega, ha una potenza incredibile. Dov'è il freno che noi abbiamo nell'esercitare questa attività di liberazione, utilizzando quindi al pieno l'asse cuore-cervello? L'asse cuore-cervello in collegamento è l'elemento maggiore di liberazione da quelli che sono i nostri vincoli, i nostri limiti. Il problema è che il collegamento cuore-cervello avviene a livello di subconscio. E qui due parole sul subconscio. Il subconscio elabora 20 milioni di informazioni al secondo. Il conscio 40.000. No, scusate, il conscio 40, non 40.000, 40. Quindi da 20 milioni a 40 informazioni. La particolarità del subconscio è che viene formato nell'ambito dei primi 6 anni di vita. Quindi i bambini sono delle spugne, perché avendo un'azione del cervello che va con raggi delta e teta, che sono raggi, sono frequenze, scusate, a bassa frequenza, hanno un apprendimento incredibile.
cose, situazioni che noi possiamo riprodurre soltanto quando riusciamo a entrare in una meditazione profonda, altrimenti ci dimentichiamo. Noi andiamo in alfa, in beta e anche in gamma quando siamo abbastanza arrabbiati. Quindi sostanzialmente frequenze altissime che non ci consentono di apprendere, è difficile apprendere dopo una certa età. Il bambino invece apprende molto bene, e quello che è impresso dagli insegnanti, dai genitori nei primi 6 anni di vita è assolutamente qualcosa che resta e che si imprime nel cervello fino a condizionarlo per sempre, fino a che in un collegamento cuore-cervello e con alcune tecniche riesci a svincolarti da questo carcere in cui sei entrato. Pensate che i gesuiti dicevano, ricordo un nome, Xavier, datemi un bambino nei primi 6 anni di vita e ne farò quello che mi pare. Quindi pensate cosa significa questo. Il collegare il cuore e il cervello con meditazione, riconoscenza, gratitudine, amore allunga la vita. Allunga la vita perché? Perché riduce la, cioè limita la riduzione dei telomeri. Noi abbiamo in fondo ai nostri geni i telomeri. Fate conto di avere una specie di X e in cima delle parti più marcate sono i telomeri. I telomeri, ogni volta che la cellula si divide e si riproduce uguale a se stessa, si scorciano un pezzettino. Quando sono scorciati oltre un certo limite, si sta con quello che ci sta e poi si muore, perché non c'è più possibilità di riproduzione delle cellule, quindi di rinnovo delle cellule. La telomerasi è un enzima che è stato scoperto nel 2009, quindi molto recentemente. La telomerasi è l'enzima sul quale noi agiamo con quello che dicevo di anzi, meditazione, riconoscenza, gratitudine e amore, che sono sentimenti che assolutamente fanno stare bene, limitano la riduzione dei telomeri e quindi consentono di allungare la vita. Greg Braden parla di verifiche fatte a giro per il mondo con dimostrazioni, caratterità o altro, di persone che hanno 120, 130 anni. In ultima intervista prende una signora, non so se l'avete vista, una signora che è del Tibet, e dice questa ha 130 anni, fate il conto voi, è una persona bella vispa tra l'altro. Poi parla anche di altre cose che si crede meno, perché dice ha scoperto dati che parlavano anche di persone che avevano vissuto fino a 200 anni, che ne sono? 10. Altri 20 minuti poi passa le domande, ecco, sì, non vi stanco. Quindi la guarigione quantistica è anche autoguarigione. Quindi sostanzialmente parlavo già di anzi della guarigione a livello verbale, a livello di comunicazione. Le parole sono vibrazioni e le vibrazioni influiscono su quello che è la situazione delle persone. I comportamenti e le azioni hanno quindi, intervengono quindi in campo psichico, comportamentale, alimentare e ambientale. Lo stress è il peggior nemico che noi possiamo avere. Perché? Perché sostanzialmente lo stress corrisponde a quella situazione che ci porta al pericolo imminente. È una difesa importante quella che noi abbiamo, perché quello che viene detto fight or fly, cioè combatti o scappa, è qualcosa che ci difende quando c'è un leone. E quindi siamo indotti a dover avere un sistema tale per cui nel momento in cui c'è il leone non ci interessa. Se facciamo l'amore ci passa subito tutto. Se avevamo una digestione impegnativa, ci passa subito tutto. Quindi il nostro sistema immunitario non ci frega niente. Figuriamo il nostro sistema immunitario quando loro ci mangiano. Quindi il sistema dello stress è un sistema positivo, è un sistema di difesa del nostro corpo. Quando diventa costante, e quindi quando costantemente noi siamo sottoposti a stress, come è nella società moderna, il sistema è tale per cui il nostro sistema immunitario non funziona, perché noi siamo sempre in posizione fight or fly, siamo in posizione o freeze, dice qualcuno, anche o bloccati, no? Siamo in posizione che non ci dà la libertà dell'equilibrio del nostro corpo, quindi di fatto il sistema immunitario è permeabile, quindi noi siamo soggetti a tutte le malattie, e è quello che vogliono. Pensate all'ascolto dei telegiornali, e pensate ai telegiornali non fa altro che terrorizzarti, le guerre qui, le guerre di là, e tutto quel meno che le cose dovrebbero... La crisi,
che dovrebbero dirci: la crisi ci stanno ammazzando. Questo cosa significa? Significa che ci inducano ad una posizione di remissività e di governabilità da parte degli altri. Quindi noi siamo in questa condizione di costernazione, e così ci vogliono, perché così siamo aggredibili, così diventiamo anche consumatori di medicine, tutto il resto, siamo anche più disponibili, diciamo, meno male oggi non abbiamo toccate nell'altro, no? E siamo anche contenti. E quindi è una situazione assolutamente negativa. Combattere lo stress significa meditare, perché attraverso gratitudine, stupore ed amore noi siamo in grado di collegare cuore e cervello. Collegare cuore e cervello, ricorrere al nostro subconscio, significa rimuovere quello che si è stato impiantato nei primi 6 anni di vita o successivamente, perché quando tutti i giorni ci fanno vedere che bisogna prendere quel cosmetico perché tu vali, poi alla fine uno se lo va a comprare, sperando che magari smettano di dirlo, no? E quindi è una situazione dove il martellamento crea comunque questa forma di stress, questa forma di attenzione. Concludo parlando di alcuni medici e di alcuni sistemi, quindi moderni, di guarigione. Abbiamo detto quindi che c'è il potere delle parole, la comunicazione, abbiamo detto che c'è il sistema delle vibrazioni che possiamo creare attraverso attività di carattere olistico e attraverso il collegamento mente-cuore per riuscire a modificare le condizioni dei nostri geni, e quindi per fare in modo che i nostri geni si aprano alle condizioni più favorevoli possibile e non abbiamo vinta che ci vuole malati per forza. Detto questo, andiamo a vedere che alcuni medici di rilievo nazionale e internazionale sostengono delle particolarità. Cito per primo Sergio Stagnaro. Sergio Stagnaro, non so se lo conoscete, è il padre della semiotica, biofisica, quantistica, mitocondriale, ristrutturante. E Dio può. Quindi sostanzialmente Sergio Stagnaro cosa sostiene? Sostiene da anni, in UISU è fra i primi 500 scienziati al mondo. È un medico in Italia ignorato. E è fra i primi 500 scienziati al mondo. Quindi pensate voi l'importanza di questa persona, ottantenne ormai, no? Sergio Stagnaro sostiene che con la percussione ascoltata, quindi picchiando con l'indice sui vari punti del corpo e misurando i tempi di reazione, è in grado di valutare in condizioni primarie e preprimarie qualsiasi tipo di malattia. Ha scritto a tutti i ministeri dicendo che gli atleti professionisti morti, lui li avrebbe salvati tutti, perché questa prevenzione è assolutamente infallibile. Ci sono scuole che lo seguono a livello italiano, a Napoli fanno i corsi per i medici, in Toscana ce n'è un medico, io lo andrò a trovare nei prossimi giorni, che allora segue. Porti qui. Ci proverò. C'è un medico molto bravo che abbiamo raggiunto tramite la dottoressa Magazzini, che è di là. È di là. E quindi andrò a cercare di capire come applica appunto queste sue tecniche. In più Sergio Stagnaro parla del Green Pear Therapy e della Blue Therapy. La Blue Therapy è praticamente una terapia molto semplice, che ha carattere vibrazionale, cioè ha carattere ancora questa di vibrazioni che derivano da onde che vengono da un corpo materiale. Un altro scienziato che mi ha colpito molto è Flavio Bulgarella. Flavio Bulgarella è il fondatore della Bulgarella Quantum Healing, guarigione Bulgarella, attraverso la luce focalizzata. Questo è un cardiologo. Quindi quando un cardiologo parla della luce focalizzata per la guarigione delle cellule del cuore, uno si preoccupa, perché dice, ma com'è possibile questa cosa? Cominciamo ad essere in campi che sono campi molto limite, no? Intanto è riuscito a farsi ritornare i capelli neri, agendo su questo esperimento, l'ha fatto. Te puoi, senza tingerseli, no, perché se no capito, è tornato a farsi i capelli neri, l'esperienza l'ha fatto, e sta Ettore Mario Grande, e nei suoi obiettivi c'è quello di ricreare le cellule cardiache del cuore post infarto. Quindi questo è quello che sta. Lui praticamente ha delle situazioni che posso definire anche un po' sciamaniche, no? Lui parla di medicina informazionale. Fino adesso si è parlato di medicina vibrazionale, quindi si è parlato di frequenze. Qui si parla di informazioni, siamo ancora più sull'etereo, perché l'informazione è qualcosa di ancora più, voglio dire, marcato, basato su 3 principi, la non dualità, la risonanza e l'interconnessione tra paziente e medico. Cioè la non dualità,
dobbiamo diventare la stessa cosa, i nostri cuori devono intrecciarsi. Dobbiamo assolutamente collegarci con i nostri cuori ed avere una non differenza tra me e te. La risonanza, la vibrazione deve essere una vibrazione alla stessa frequenza. Mi viene a mente, a proposito di risonanza, un esempio che ora vi faccio. È l'interconnessione, deve essere assolutamente collegati. A proposito della risonanza, pensate, chi conosce la situazione del ponte Takuma? No. Allora, diversi decenni fa ci fu un vento molto forte su questo ponte, un ponte in cemento armato. Allora, il vento molto forte non ha portato il ponte a crollare, ma l'ha portato alla frequenza energetica, cioè la frequenza del ponte. È andata in risonanza col vento, con i tiranti. Ci sono le immagini su internet, si vede questo ponte che fa così, fino a crollare. Questo dimostra ancora di più cosa significa risonanza, cosa significa poter avere una frequenza con la quale la cantante spacca il bicchiere, voglio dire, e quindi la risonanza distruttiva, perché c'è quella costruttiva, a secondo che le onde si sovrammettano o si annullino. Quindi, ma pensate all'importanza di queste. Quindi la risonanza, come detto, è fondamentale per poter entrare in connessione con la persona. Bulgarelli inizia con la meditazione terapeutica. Attiva la consapevolezza. Entra in risonanza con il paziente e, muovendo il campo elettromagnetico del cuore, che vi dicevo dianzi è estremamente più potente di quello del cervello, entra nella non località, quindi esce da spazio e tempo. E sappiamo che a livello quantistico spazio e tempo non esistono. Quindi spazio e tempo sono una, come posso dire, convenzione a livello quantistico. Nella non località, nella coscienza condivisa, la discontinuità, e opera la guarigione. Deve intervenire, come dicevo dianzi, nell'ambito dell'inconscio, perché l'inconscio non ha futuro e non ha passato, l'inconscio ha solo il presente. Quindi l'inconscio, pur essendo il nostro schiavo, cioè noi siamo schiavi dell'inconscio, l'inconscio è lo strumento attraverso il quale noi riusciamo ad agire andando nelle parti profonde della nostra mente e a potenziando in maniera esponenziale la capacità del cuore. Quindi pensate voi a questa azione. Pensiero positivo, stupore, queste cose importanti, emozione e visione sciamanica del risultato già raggiunto. Quindi io, quando faccio una pratica Reiki, il funzionamento di cui sono convinto è quando mi attraversa un brivido di gioia, una consapevolezza, un'emozione. Cioè, se mi emoziono funziona. Se non mi emoziono non funziona, perché in quel momento ho collegato il cuore col cervello e quindi ho reso assolutamente in sintonia il mio rapporto con la persona che sto trattando. Un altro scienziato importantissimo per Giorgio Spaggiari, che tra l'altro ha scritto il libro La guarigione quantistica, l'ultimo che ho digerito andandomi a studiare tutto il sistema delle frequenze, che è un sistema complicatissimo. Spaggiari, medico con 4-5 lauree, perché è fisico, medico, laurea in Cina, laurea ad honorem anche in Russia, quindi personaggi di altissimo livello. Dice: basta con la biochimica e basta soltanto, andiamo a trattare la biochimica applicando anche la biofisica. Sostiene che le onde correttive o integrative, in aggiunta a quella base terrestre, voi sapete che la Terra ha una vibrazione costante. Non so se qualcuno l'ha già raccontato, la situazione delle Torri Gemelle. Noi abbiamo due satelliti che girano intorno alla Terra e che registrano costantemente, con margini di variazione molto stretti, quella che è la vibrazione della Terra, la vibrazione energetica, l'onda trasmessa dalla Terra. Quando ci sono state le Torri Gemelle, il fatto che nella mezz'ora successiva l'informazione abbia attraversato tutto il mondo e il fatto che questa informazione sia stata accompagnata da stupore, paura, incredulità, ha fatto sì che le onde sono aumentate di 4 volte. Quindi pensate il potere che c'è nel momento in cui tutti insieme riusciamo a creare un campo, in quel caso non voluto, magnetico di un certo genere. Pensate all'esperimento fatto a New York qualche anno fa da alcuni olisti, per il quale hanno detto al sindaco Bloomberg, allora, se non sbaglio, hanno detto che sarebbero riusciti a ridurre fortemente gli omicidi
che lì sono molto frequenti, e comunque i fatti di sangue in New York, per i giorni in cui lo sarebbero concentrati, in 5.000 si sono messi, hanno cominciato a fare questa attività di carattere sciamanico, e gli omicidi e i fatti di sangue sono diminuiti del 60% per tutto il periodo in cui loro erano operativi. Quindi pensate alla potenza di queste cose. Dicevo che le frequenze correttive, quindi, che riequilibrano le situazioni negative derivanti da stress, fumo, droghe, alcol ed altro, che poi sono la produzione dei cosiddetti radicali liberi. I radicali liberi sono sostanzialmente la situazione che si crea quando un atomo perde per un influsso esterno un elettrone. Allora, l'atomo chiaramente è fatto da un nucleo. È un ossido di riduzione, bravo. È fatto da un nucleo, il nucleo ha protoni e neutroni, intorno girano gli elettroni. Se una sollecitazione esterna fa sì che l'elettrone schizzi via per un salto quantico, l'atomo diventa instabile. Diventando instabile, va a cercare un elettrone da qualcun altro e quindi crea a catena una situazione di questo genere. La situazione crea instabilità. Ora, i radicali liberi fanno parte del nostro corpo e quindi sono normali. Quando però la quantità eccede, perché c'è un consumo, c'è stress, c'è consumo di alcol, droghe, c'è fumo, che anzi me lo chiedevano, allora questi radicali liberi si moltiplicano. Moltiplicandosi danno una instabilità di carattere importante e quindi danno malattia e danno tutti i problemi che ci sono. Vitamine A, B, C, D, enzima Q10 sono i rimedi, diciamo, naturali, perché sono comunque vitamine che possono essere utilizzati, ma al solito abbattimento dello stress, vita serena, meditazione e tutto quello che vogliamo. Perché? Perché sostanzialmente i radicali liberi cosa fanno? Riducono le capacità biocibernetiche del corpo umano. Il corpo umano ha tutta una serie di periferiche, no? E c'è un sistema cibernetico per cui tutte le sensazioni e le percezioni che noi abbiamo dal corpo vengono registrate, e l'omeostasi del corpo umano fa sì che si registra nuovamente in un equilibrio sostenibile. Quando questi radicali liberi, che poi sono ioni, si moltiplicano, questo va ad essere un fattore negativo. Pensate che senza l'elettrone l'atomo diventa un atomo caricato positivamente, perché l'elettrone è negativo, e quindi va via il negativo, prevale il positivo, no? Caricato positivamente vuol dire male, vuol dire che dà dei danni. Quindi l'elettrone è negativo, l'elettrone esce perché ha uno stimolo esterno, l'atomo resta positivo. Restando positivo crea una situazione negativa in senso etimologico, no? E quindi in altro senso, e crea un problema. Quando invece l'atomo si arricchisce ad un elettrone non suo, allora diventa caricato come ione negativo, e come negativo invece è positivo nei suoi effetti, e quindi lo ionizzatore crea ioni negativi e quindi crea ioni che possono purificare l'ambiente e quanto altro. Non lo comprate perché non funzionano. No, non funzionano, perché funziona soltanto se ha un livello elevatissimo, un livello elevatissimo di qualità, e se ha una manutenzione incredibile, perché altrimenti crea più danni che cose positive. Quindi io l'ho scoperto, non molto, però l'ho buttato via. Quindi il sistema nostro, che è basato sulla tensigrità, sistema copiato dall'architettura, è un sistema che va sulla massima efficienza con minimo sforzo. E la natura ci ha dato questo dono, e quindi riusciamo ad avere questo tipo di situazione che ci equilibra e che ci dà tutta l'energia che noi dobbiamo avere. Quando invece ci sono questi radicali liberi che si moltiplicano, noi allora a questo punto andiamo in crisi, e se non li curiamo attraverso comportamenti o le cose che riusciamo ad assumere, diventa un problema. Ultimo accenno su strumenti meccanici che comunque sono strumenti che danno vibrazioni, meccanici medici. Si parla della ionoforesi, che è nota, si parla della crioelettroionoforesi, cioè il fatto che ci sia una veicolazione della medicina attraverso un congelamento preventivo e una carica energetica che la porta nel punto in cui vogliamo. Si parla di elettroionoterapia, questa è più recente, è un sistema per cui si mette la persona a terra, nel senso che scarica a terra, in un campo di 40.000 volt. Queste sono già delle macchine che operano in alcuni ospedali, e sono situazioni che riescono a regolare
la frequenza complementare a quello che è il tuo problema fisico e quindi a rendere praticamente il tuo equilibrio, che è quello che favorisce la guarigione. Quindi la guarigione non con la chimica, ma con le frequenze. Frequenze che abbiamo detto sono le parole, sono le comunicazioni, che sono il collegamento cuore-cervello e quindi le frequenze che derivano da comportamenti di questo genere, le condizioni ambientali indotte o volute o subite e anche questo tipo di macchine. Quindi l'elettroionoterapia in alcuni ospedali già presente con un campo elettrostatico a 40.000 volte. Il BCOM, altro apparecchio, qualcuno lo conoscerà, cosa fa? Capta le oscillazioni del paziente, le filtra, le corregge e le applica al sistema agendo in maniera invertita con onde assolutamente speculari. Quindi c'è un suono delle frequenze negative, io creo onde speculari contrapposte per cui te le elimino. Quindi praticamente senza intervenire con iniezioni, antibiotici e cos'altro, io riesco attraverso delle frequenze che ti invio, frequenze che sappiamo vanno anche a distanza, ci sono dei computer che emettono frequenze predisposte e che hanno scoperto che le mandano da qui in America senza nessun problema, agendo sul DNA delle persone. E quindi anche il BCOM è un'altra struttura, un altro mezzo molto importante. La KTOM, non so se lo conoscete, è un apparecchio che in Russia ha vinto anche il Nobel russo, tra l'altro è esportato in grande quantità in America, un po' meno in Europa. La KTOM agisce attraverso, è un apparecchiettino di questo genere, io l'ho comprato, che praticamente ha 11 programmi che agiscono sui vari sistemi, quindi agiscono sul sistema immunitario, agiscono sul sistema endocrino, sulle ossa, sui muscoli, e quindi sostanzialmente hanno scoperto con una certificazione molto ampia, ad esempio, che la ricomposizione delle fratture utilizzando questo apparecchio che dà le frequenze ci vuole meno della metà del tempo. Quindi meno della metà del tempo per ricomporre le fratture. Insomma, anche con i Reiki, te lo sai. Certamente, ma perché? Ma perché si parla di frequenze? Allora, non tutti fanno Reiki e quindi questo è uno strumento. E tra l'altro la KTOM pratica anche l'omeopatia. Quindi sostanzialmente questi due diodi di arseniuro di gallio registrano, apposti sul corpo, quella che è la tua frequenza. Dopo stacchi dall'apparecchio, lo rimetti e ti danno la frequenza esatta a cui deve funzionare il tuo organo, il tuo corpo. Quindi, prego. Le frequenze di una persona non sono sempre le solite. Esatto. Prende le frequenze nel momento. Nel momento, certo. Prende le frequenze nel momento. Però sostanzialmente questo arseniuro di gallio, che è un qualcosa che vibra a una velocità estremamente maggiore dei quarzi, quindi veniva usato soltanto a livello militare, ha questo sistema che tra l'altro lo sostiene molto, trovate gli articoli su Scienza e Conoscenza, rivista che consiglio a tutti nel caso in cui non la conosciate, trimestrale, che è una rivista divulgativa estremamente comprensibile e di grandissimo interesse. Porta appunto queste prove della KTOM e tratta un po' queste situazioni. E comunque sia, io ad esempio con un problema di un ascesso, c'è il programma 1 se non sbaglio, metto l'apparecchio per 5 minuti e va a regredire l'ascesso. Io con questo apparecchio ci tratto anche le medicine. Con Reiki posso togliere gli effetti negativi alle medicine, con quello le tolgo lo stesso. Quindi c'è un antibiotico che faceva moltissimo male a una persona, trattato, è stato preso senza nessun problema. E quindi chiaramente stiamo intervenendo sulla guarigione quantistica e sulla medicina quantistica. Ci sono apparecchi ancora più moderni, le ultime due pagine, sono il Sequex, il Quack Physis, basati sul campo magnetico e risonanza. Anche qui sono apparecchi sperimentati, ma che sono già in alcuni ospedali. L'Holographic Information Transferit, basato sulle energie armoniche e complementari. Si acquisiscono le informazioni da un elemento attivo e si restituiscono attraverso un bracciale, attraverso un plantare composto da grafene e nanocristalli. Quindi sostanzialmente il calore del corpo attiva queste sostanze che hanno preso la loro energia dalle materie, dal materiale, dalla sostanza che a noi serve. E quindi pensate, qui sta parlando di quello che racconta nel suo libro
la guarigione quantistica, questo importantissimo medico che è per Giorgio Spaggiani. Quindi si parla di situazioni che hanno carattere ospedaliero o comunque medico ufficiale. In conclusione, con la medicina quantistica cosa voglio comunicare? Che noi siamo arbitri del nostro destino. Ciò che accade effetto i nostri comportamenti e della nostra coscienza, che da una dimensione senza spazio, una dimensione che è collegata a quello che viene definito il quantum vacuum, il grande manifesto o il sunyata, cosa volete, fa emergere tra tutte le realtà che sono possibili quelle che a noi sono più, vuol dire, accettate o più necessarie. E quindi sostanzialmente come la nostra volontà, la nostra coscienza abbiano un ruolo assolutamente primario in quella che è la nostra effettiva condizione di vita. Citavo sempre una frase latina che sostanzialmente diceva quisque faber sue fortune, vuol dire ognuno è fabbro di quello che è la sua sorte, e quindi non è che bisogna spesso rivolgersi a destino avverso o a situazioni negative immanenti e ineludibili. Talvolta sì, ma a volte possiamo evidentemente fare qualcosa per impedire che ciò accada. Grazie.